Ora, questa si chiama Torre Corderia Cappellini, perché di primo acchito sembra un pezzo di un castello. Poi, correggimi se sbaglio, la struttura è in cemento armato e fa venire qualche dubbio. Allora, questo qui è il simbolo, insieme al campanile, è uno dei due simboli di Incirano, che è questo quartiere di Paderno. Così a occhio mi sembra che sia proprio questa torre che è nel simbolo di Incirano. Questa però è recente, da quello che ho capito l'hanno fatta all'inizio del secolo, perché si parla nel libro della Gabriella Guerci di critica da parte di critici dell'arte fascisti che ne parlavano bene, quindi, ed è parte appunto della corderia chiamata anche canapificio Cappellini. Non ho capito bene a cosa servisse, se all'acqua o ad altro. La merlatura che c'è in alto, adesso vediamo anche quello zoom, non è originale, è stata fatta in un restauro successivo. Perché, come si vede nel progetto che c'è sul libro della Gabriella Guerci, in realtà era pensato più come un campanile. Infatti c'era anche un piccolo orologio e c'era una copertura di questo tipo. La vedi? Un serbatoio di acqua comunque. Ah, e io non ho capito, non ho rintracciato la data. Quindi probabilmente era ispirato a essere una copia del campanile che c'è qui vicino della chiesa di Santa Maria Assunta a Incirano. Questa torre è l'unica parte che resta della corderia Cappellini, il resto è stato tutto demolito. Quello che si vede attorno è ancora più recente, perché è una piazza De Gasperi, che è stata fatta nel 1997. Progetto esecutivo dell'architetto Valerio Testa, definitivo studio associato De Simone, Pietro e Figli, così sono preciso. L'idea di questa piazza era dare a Incirano, che non ce l'ha, perché effettivamente la piazza, il sagrato della chiesa è molto piccolo, un posto dove la gente del quartiere si possa incontrare. Infatti è stata aggiunta questa, la chiamano pedana, questo zoccolo attorno alla torre che non c'era prima. E l'idea è, quando ci sono manifestazioni pubbliche, questo fa da palco. Ah sì? Sì. Quindi, l'idea dell'amministrazione precedente era creare queste altre piazze come luogo di ritrovo, come per incentivare il ritrovo tra le persone. Dato che questo è percepito da molti come un paese dormitorio, allora loro hanno reagito così.